Allora, buonasera. Questa lezione è dedicata ai perni di spinta. Queste sono le fotocopie dell'albero, scusate, del libro di testo che riguardano questo argomento e che quindi tutti voi potete vedere mentre seguite questa lezione. Sono le pagine 23, 24, 25 e 26, anche se poi si fa riferimento ad alcune tabelle o formule che sono in altre pagine e che voi potete vedere. I perni di spinta, come spiega il testo, il vostro libro, sono quei perni che appoggiano su una superficie che è detta ralla e perché sono soggetti a una spinta assiale, che come vedete si chiama F con N. Parleremo di perni di spinta che appoggiano su una superficie a corona circolare, come potrebbe essere la figura B, che vedete qui in figura, o come potrebbe essere, per esempio, questa situazione qui. Ovviamente, vedete, questo allargamento dell'albero è quello che appoggia e che quindi è superficie di appoggio, anche qui è costituita da una corona circolare. I piani di spinta sono, diciamo, soggetti a alcune verifiche, la prima delle quali è la pressione, cioè la forza che si applica su questa superficie fatta a corona circolare deve stare dentro determinati limiti. E quindi, come vedete da questa formula, questo perno di spinta ha una pressione che è data dalla forza Fn, che è un dato del problema, fratto la superficie di appoggio. Questa formula che vedete al denominatore, questa è la formula dell'area di una corona circolare, dove dE è il diametro esterno e dI è il diametro interno di questa corona. Questo valore, che noi quindi dobbiamo calcolare, deve essere diciamo, minore o uguale di una pressione ammissibile, che dipende dalle condizioni di costruzione dell'albero e da una serie di possibilità che sono, diciamo, sintetizzate nella tabella 1.1 che è sul vostro libro di testo. Quindi la formula, vedete, è questa qua. La pressione data da questa formula deve essere minore o uguale della pressione ammissibile. In questa formula, come vedete, ci sono due incognite, il diametro esterno e il diametro interno dell'albero. E quindi con una sola equazione non la riusciamo a risolvere. Ci aiuta il grado di cavità che abbiamo già visto a scuola e che è dato dal rapporto tra il diametro interno e il diametro esterno. Questa grandezza, questo rapporto, deve stare, solitamente sta fra i valori 0,2 e 0,4. Quindi di fatto abbiamo un'altra relazione, cioè noi sceglieremo questo rapporto, per esempio uguale a 0,3 e quindi sostituendolo, oppure facendo un sistema di due equazioni, due incognite, riusciamo a determinare i diametri interno e esterno di questa corona circolare. Quando il perno di spinta appartiene a un albero che gira velocemente, quindi nei perni veloci, si deve fare anche un'altra verifica, oltre a quella della pressione, quella a riscaldamento. La verifica, come abbiamo già visto tra l'altro nei perni di estremità intermedia. La verifica a riscaldamento la facciamo tenendo conto della circonferenza media di questa corona circolare, vedete, sarebbe il diametro medio tra l'esterno e l'interno. Allora, quando i perni di spinta sono veloci, noi in classe avevamo visto che si doveva fare un altro tipo di verifica e sul vostro libro questa cosa è riportata alla pagina 22, dove si faceva riferimento alla formula che vedete qua, vedete, nel perno, diciamo, di estremità, questa grandezza doveva essere un limite per la lunghezza, cioè era scritto L maggiore o uguale di Fn fratto W.
N è il numero di giri, F è la forza assiale, il W è una grandezza tabulata e quindi la ricaviamo dalla tabella, come c'è scritto qua, 1.2. Al posto di L, come vedete, c'è DE-DI, cioè sarebbe la lunghezza, diciamo la larghezza dell'appoggio, cioè questa distanza qui, moltiplicata per 2, cioè dico anche. Della corona circolare, quindi è chiaro che al variare di quella grandezza varia la superficie di appoggio e quindi l'attrito e quindi il riscaldamento. Ecco perché si usa questa formula qua. In questa formula qua noi abbiamo tutto per fare la verifica. Per il dimensionamento, dice il vostro libro, vedete qua, per il dimensionamento dei perni di spinta ad anelli multipli occorre tenere conto anche della flessione. E questo è un argomento un pochino più delicato che vedremo successivamente. Per adesso ci guardiamo, abbiamo visto solo la verifica a pressione e la verifica a riscaldamento. La verifica flessione alla prossima volta.